Parlare di ciclismo a Varese significa parlare di grandi campioni, da Luigi Ganna, ad Alfredo Binda, fino ad arrivare a Claudio Chiappucci, Ivan Basso, Stefano Garzelli. Parlare di ciclismo a Varese significa parlare di tre valli varesine. Gentili signore e signori, buon pomeriggio e benvenuti alla 17esima prova della Ciclismo Cup 2019, la 99esima edizione della Tre Valli Varesine, appunto la gara che apre l'ultima settimana di grande ciclismo in Italia e che apre appunto l'ultima settimana della Ciclismo Cup 2019. Immagini che ci mostrano Varese dall'alto, la località che ospita le fasi conclusive di questo importantissimo appuntamento, appuntamento che prende il via da Saronno, appuntamento che ha preso il via da Saronno e che, come abbiamo detto, come abbiamo potuto vedere pochi istanti fa dalla grafica, misura 199 chilometri da percorrere. Per quanto riguarda appunto la gara organizzata dalla società ciclistica Alfredo Binda, la Ciclismo Cup vede al comando l'Androni Giocattoli Sidermec con 760 punti, davanti alla Neri Sottoli Selle Italia, seconda quota 719, terza la Bahrain Merida a 519 punti. Questa è la situazione per quanto riguarda la classifica squadre della Ciclismo Cup alla partenza di questa prova. Giovanni Visconti guida la classifica individuale con 211 punti, davanti a Masnada, secondo a quota 197 e terzo Colbrelli a quota 193. Ed eccoci proprio con un bel primo piano di Giovanni Visconti e con la formazione di Gianni Savio, appunto Visconti che guida la classifica individuale e l'Androni Giocattoli Sidermec che guida la classifica a squadre. Grazie per seguire questa diretta che vi stiamo proponendo sulla nostra pagina Facebook, su diversi siti specializzati. Vi invitiamo ad interagire con noi qualora abbiate domande, curiosità e perché no anche critiche, fatelo pure senza problemi, le accettiamo, e fatelo attraverso la nostra pagina Facebook. Una partecipazione molto molto qualificata quella a questa 99esima edizione della Tre Valli Varesine. Grandi atleti, vediamo Jakob Fuglsang che guida l'Astana Pro Team. Abbiamo detto una partecipazione molto qualificata. Alexander Yabushenko guida la classifica del trittico della regione Lombardia. Non dimentichiamo che la Tre Valli Varesine è l'ultima prova anche del trittico della regione Lombardia. Team Ineos, la formazione con Moscone, poi la Bahrain Merida con Vincenzo Nibali che ha vinto un'edizione. Un Vincenzo Nibali particolarmente sorridente alla partenza di questa prova, una mattinata di sole ad accompagnare tutti gli atleti. E poi vediamo la Bora Hansgrohe con il nostro campione d'Italia Davidino Formolo. Alejandro Valverde, cosa dire ancora su questa stagione dello spagnolo che di recente si è classificato anche al secondo posto al Gran Premio Bruno Beghelli. E poi prima gara di questa bellissima maglia, quella di Mats Pedersen, eccolo il danese, il campione del mondo, il portacolori della Trek Segafredo che appunto ha preso il via a questa edizione della Tre Valli Varesine. Primoz Roglic, eccolo il vincitore in ordine di tempo del Giro dell'Emilia di sabato scorso, eccolo appunto al foglio firma, un tracciato che prevede un tratto in linea, un percorso molto particolare, dopodiché c'è un circuito corto, chiamiamolo così, un circuito a breve raggio anche con la salita di Montebello e di Bobbiate, dopodiché i corridori dovranno affrontare due tornate di un circuito finale, di un circuito finale con anche l'ascesa di Morosolo e poi appunto ancora la salita di Bobbiate. Insomma, un percorso particolarmente impegnativo, un tracciato che chiama i corridori più completi rispetto a quella che era magari la tradizione fino a un paio di anni fa. Vinse di recente una recente edizione della Tre Valli Varesine anche Sonny Colbrelli con questo finale, diciamo corridori con le caratteristiche tecniche di Sonny Colbrelli potrebbero avere qualche difficoltà in più. 153 i corridori alla partenza, 153 atleti, 17 gradi ad accompagnare
le prime fasi di corsa, il tratto di trasferimento, come abbiamo detto, prova che ha preso il via a Saronno, siamo in provincia di Varese, una località poco meno di 40.000 abitanti, tratto di trasferimento, tra l'altro sono stati ricordati anche Giorgio Squinzi e appunto Iannelli, recentemente scomparsi, alla partenza con un minuto di, con un minuto di silenzio. L'avvicinamento al chilometro zero per la carovana, è sempre bello vedere appunto la maglia di campione del mondo alla partenza di una prova di ciclismo. Campione d'Italia Davide Formolo, Vincenzo Nibali, come abbiamo detto è iniziata di fatto l'ultima settimana di gare per quanto riguarda il calendario italiano. Domani sarà la volta della Milano-Torino e poi dopodomani con il Gran Piemonte e poi il gran finale con il Lombardia. Questo per quanto riguarda appunto il calendario delle gare che saranno proposte in Italia nei prossimi giorni. Dicevamo, abbiamo parlato di alcuni corridori alla via di questa prova, ma non dimentichiamo l'importante presenza anche del vincitore dell'ultima edizione del Giro d'Italia, vale a dire l'ecuadoregno Richard Carapaz. Abbiamo parlato appunto di Roglic, una formazione molto interessante, la Borans Groe indubbiamente, abbiamo detto della presenza di Davide Formolo, Rafał Majka, Cesare Benedetti, poi Maximilian Schachmann, una Bahrain Merida che è guidata da Vincenzo Nibali con Sonny Colbrelli ed eccoci ancora con una bella immagine di Alejandro Valverde. Tra l'altro è arrivata un po' in modo inaspettato la partecipazione dell'ex campione del mondo in questa prova, non era nei programmi iniziali la partecipazione di Valverde alla Tre Valli Varesine e poi con grande sorpresa, con piacevole sorpresa, il portacolori della Movistar Team ha confermato di voler essere al via. Tra l'altro questa partecipazione assume anche un significato particolare che può andare al di là di quello che potrebbe essere il risultato di questa giornata. Non dimentichiamoci che il prossimo anno si svolgeranno i Giochi Olimpici e proprio tra pochi giorni, il 27 ottobre esattamente, si chiuderà il periodo di qualificazione e quindi in questo momento la Spagna, cosa accade? La Spagna occupa la sesta posizione nel ranking dell'Unione Ciclistica Internazionale. Le prime sei nazioni del ranking al 27 ottobre potranno partecipare ai Giochi Olimpici, mi riferisco alla prova in linea, con cinque corridori. Dalla settima alla tredicesima i posti in palio saranno quattro. Logicamente ci saranno anche altre riallocazioni per quanto riguarda i posti in base alle classifiche continentali, in base al risultato che i corridori hanno, in base ai risultati delle nazioni nei campionati continentali, però come base di partenza diciamo le prime sei nazioni del ranking internazionale partiranno con cinque atleti. La Spagna in questo momento è sesta con un Alejandro Valverde in condizione come quell'attuale, Alejandro Valverde che ha altri importanti obiettivi nel mirino per quanto riguarda proprio questa settimana. La Spagna proprio al termine del Gran Premio Bruno Beghelli è passata in sesta posizione surclassando Slovenia e Germania, quindi proprio nei giorni scorsi la Spagna ha guadagnato un uomo in più per quanto riguarda la partecipazione ai Giochi Olimpici. Non è ancora sicura perché appunto i punti che dividono la Spagna sesta in questo momento da Slovenia e Germania sono veramente pochi, quindi ci potrebbe essere un elemento di ulteriore interesse per quanto riguarda la condotta di gara di Alejandro Valverde e non solo di Alejandro Valverde, di altri spagnoli. Tutto è pronto al chilometro zero, sta per prendere il via l'edizione numero 99 della Tre Valli Varesine, una prova vinta lo scorso anno da Squins, come abbiamo ricordato, tracciato che presenta diverse difficoltà,
soprattutto nelle fasi conclusive per difficoltà. Ci riferiamo appunto alle difficoltà altimetriche che andranno appunto a caratterizzare questa prova. Vi stiamo trasmettendo in diretta la prova conclusiva del trittico della regione Lombardia, grazie all'accordo tra PMG Sport e Lega del Ciclismo Professionistico e Federazione Ciclistica Italiana. PMG Sport che detiene i diritti di tutte le gare della Ciclismo Cup e che li distribuisce in 112 paesi in tutto il mondo. Partenza, logicamente si sta attraversando il centro di Saronno in queste fasi di corsa. Abbiamo visto lì davanti anche la maglia della Trek Segafredo di proprio in questo istante, una maglia della Trek Segafredo, quella di Gogl, che si sta portando avanti non appena è stato dato il via alla prova e ha guadagnato una manciata di metri di vantaggio. Si prosegue quindi con la Ciclismo Cup che sta per volgere al termine. Di fatto sono ancora due gare da disputare dopo la Tre Valli Varesine. Il finale di stagione è previsto con il Lombardia, ma il Lombardia non rientra nelle gare che assegnano punteggi per quanto riguarda la Ciclismo Cup, quindi per quanto riguarda questa challenge decisive saranno proprio queste prove: Tre Valli Varesine, Milano-Torino e Gran Piemonte. Avvio molto molto veloce, quello della Tre Valli Varesine. Abbiamo visto in apertura Michael Gogol della Trek Segafredo allungare al suo attacco, e qui da questa bella immagine dall'elicottero abbiamo la dimensione di come sia alta l'andatura in queste prime fasi di corsa. All'attacco di Gogol abbiamo visto hanno risposto alcuni corridori. Intanto un'immagine dall'alto del santuario della Beata Vergine dei Miracoli di proprio di Saronno, nel quale sono presenti gli affreschi di Gaudenzio Ferrari e le pitture di Bernardino Luini. Dicevamo, all'attacco di Gogol hanno risposto Valerio Agnoli della Bahrain Merida, Davide Ballerini della Stana Protein, José Herrada della Cofidis, Mattia Frapporti, il più giovane dei due fratelli bresciani dell'Androni Giocattoli Sidermec, e Umberto Marengo della Neri Sottoli Selle Italia KTM. Questi sono i corridori che si sono avvantaggiati praticamente al chilometro zero, non appena questa edizione della Tre Valli Varesine ha mosso le sue prime pedalate. Dicevamo, un avvio particolarmente veloce che ha proiettato al comando questo gruppetto di sei corridori e che è stato di fatto promosso dal portacolori della Trek Segafredo, il compagno di squadra del campione del mondo Michael Gogol. Queste sono logicamente immagini registrate che ci stanno mostrando quanto è avvenuto subito dopo il via. Ci abbiamo detto 153 i corridori alla partenza, via che è stato dato alle ore 11:52. Ci siamo lasciati alle spalle un grande weekend di gare, ci aspetta un'altra settimana di grande ciclismo con, abbiamo detto, gli ultimi appuntamenti, con tanti elementi da analizzare, da tenere in considerazione anche alla luce di quanto accadrà nella prossima stagione. A proposito di questo, avremo modo nel corso di questa telecronaca anche di andare ad analizzare quelle che potrebbero essere le prospettive future per quanto riguarda il calendario, per quanto riguarda il futuro di questo sport. È proprio di oggi un'azione della Lega Ciclismo Professionistico, della quale andremo poi a parlare. Intanto, con le nostre immagini, l'altimetria del tracciato, passiamo alla diretta. Immagini che ci mostrano quanto sta accadendo in queste fasi di corsa. Abbiamo detto, inizialmente avevamo al comando Gogol, Agnoli, Ballerini, Errada, Frapporti e Marengo. Media della prima ora 45:100, media dopo due ore 42:800. A sei tornate dalla conclusione, Agnoli, Frapporti e Marengo hanno perso contatto dal gruppetto di testa. In questo momento quindi troviamo al comando Michael Gogol, Davide Ballerini e Osvaldo
José Herrada. Eccoli inquadrati, 1 minuto e 18 secondi il vantaggio del terzetto di testa, come ci ricorda prontamente la grafica. Diciamo che il gruppo di fatto non ha mai concesso grandi spazi agli atleti al comando che hanno appena affrontato la salita del Montello. Non ha mai concesso molto il gruppo, a dire il vero. Il vantaggio massimo ottenuto dal terzetto di testa è stato di 3 minuti e 10 secondi. Quindi non è accaduto quello che magari si era verificato nelle giornate precedenti con gruppi che avevano allungato, gruppi che con drappelli che avevano allungato e che avevano raggiunto vantaggi anche di 11-12 minuti. In questo caso il gruppo ha preferito tenere un po' sotto controllo l'azione dei battistrada, anche perché tra di loro troviamo alcuni corridori che stanno attraversando anche un buon periodo di forma. Davide Ballerini è stato protagonista di una lunghissima azione al Giro dell'Emilia di sabato e poteva essere appunto un brutto cliente per quanto riguarda il successo finale. Intanto da questa immagine abbiamo la dimensione di quella che è la gara in testa al gruppo, con due formazioni che hanno preso in mano le redini della situazione, vale a dire la Jumbo-Visma. Eccoci proprio con i compagni di squadra del vincitore dell'ultima edizione della Vuelta a Spagna, Primož Roglič, che ha dominato il Giro dell'Emilia, l'ha stradominato a dire il vero con una prova di forza veramente incredibile nel corso dell'ultima ascesa al Colle di San Luca, e abbiamo visto nelle prime posizioni anche i compagni di squadra di Alejandro Valverde, vale a dire i portacolori della Movistar, e abbiamo intravisto dalle immagini precedenti particolarmente pimpante, particolarmente attivo nelle prime posizioni del gruppo Richard Carapaz. Richard Carapaz che appunto quest'anno ha vinto il Giro d'Italia, un Richard Carapaz che non sta attraversando un periodo di grandissima forma e che quindi molto probabilmente si sta mettendo a disposizione di Capitan Alejandro Valverde, che invece sta andando veramente veramente molto forte in questi giorni, l'ha dimostrato anche all'ultima edizione del Gran Premio Bruno Beghelli di domenica, quando è stato proprio lui a far saltare il banco nelle fasi conclusive. A fare l'andatura in testa al gruppo abbiamo visto proprio i portacolori della team Jumbo-Visma, abbiamo visto Kuss, abbiamo visto gli altri portacolori di questa formazione particolarmente compatta lì davanti, c'era anche Mori, stanno iniziando a fare capolino anche le maglie della White Team Emirates, del resto non è un segreto che Diego Ulissi, uno dei pretendenti per quanto riguarda il successo finale in questa prova, non lo nasconde, e aspettiamoci quindi un grande Diego Ulissi. Vediamo da questa immagine dall'alto di riconoscere alcuni corridori, abbiamo visto Caruso, abbiamo visto anche Colbrelli ancora lì nel gruppo dei migliori, 1 minuto 20 secondi quando siamo appunto a 51 chilometri dalla conclusione. Siamo nel territorio di Varese, i corridori stanno percorrendo il primo dei due giri conclusivi e si stanno avvicinando verso il passaggio appunto in zona traguardo. 1 minuto 17 secondi, Ballerini, maglia della Stana Pro Team per questo corridore che è un altro dei prodotti dell'Androni Giocattoli a Sidermec. Eccoci proprio ora con Roglic, c'è Barbero, c'è anche Mori, corridore espertissimo che sta guadagnando terreno alla sua ruota Diego Ulissi. Insomma, stiamo entrando nelle fasi finali della Tre Valli Varesine. Vediamo guadagnare terreno lì davanti anche Brown, c'è Theo Gegenhardt. E diventa molto molto interessante ora la situazione. Abbiamo visto Maika lì nelle prime posizioni, anche Garcia, il portacolori della Bahrain Merida,
preziosissimo a fianco di Sonny Colbrelli nella giornata di sabato, appunto, al Gran Premio Bruno Beghelli. 1:12 il vantaggio dei tre uomini al comando, eccoli: Ballerini, Gogl e Errada. Come abbiamo detto, questa è la 17ª prova della Ciclismo Cup 2019, che si era aperta con il successo di Simone Velasco nel mese di febbraio nel trofeo La Iguelia, una Ciclismo Cup che poi era proseguita con la vittoria di Maximilian Schachmann sempre nel mese di marzo nel Gran Premio Industria Artigianato di Larciano, per poi arrivare alla settimana internazionale Coppie Bartali. Intanto siamo in questo momento a circa un chilometro, a meno di un chilometro dal passaggio, anzi i corridori stanno proprio per transitare nei pressi della nostra postazione, a 50 chilometri dalla conclusione. Ci affacciamo anche per assistere al passaggio, dove è presente veramente tantissimo pubblico. Siamo nel centro di Varese, via Sacco, Ballerini, Gogol, e quindi il portacolori della Cofidis, José Errada, transitano in questo istante. 1:09 l'ultimo aggiornamento della situazione per quanto riguarda il ritardo del gruppo Jumbo Visma, che tanto c'è stato un problema per un portacolori della Trek Segafredo in fase di rifornimento. Jumbo Visma che appunto sta guidando il gruppo, questo vuol dire che Roglic andrà a fare la corsa nelle fasi conclusive, e questa sfida praticamente tra Roglic e Valverde va un po' a confermare quello che abbiamo detto in apertura, perché al di là del successo in una gara importante c'è quell'altro elemento di ulteriore interesse, ovvero la sfida tra due nazionali, tra Slovenia e Spagna, che si stanno giocando un uomo in più per quanto riguarda la partecipazione ai giochi olimpici. Ricordiamo, periodo di qualificazione che chiuderà proprio il 27 ottobre. C'è il passaggio del gruppo con Laurens De Plus ora fare l'andatura in testa. 1:04 1:04 il ritardo del gruppo che sta attraversando il centro di Varese. Vediamo lì anche Morabito, siamo a 50 chilometri dal termine. Inizia di fatto adesso la tornata, una delle ultime due tornate a lungo raggio, quelle di poco più di 25 chilometri, durante le quali ci sarà appunto l'ascesa di Morosolo, che porterà di fatto a scollinare a Casciago, dopodiché ci sarà un tratto di discesa e poi quello strappo finale a circa un chilometro dal termine, quello praticamente di via Trentini. Ed è ancora Laurens De Plus a fare l'andatura con Richard Carapaz lì dietro. Si vedono anche le prime maglie della IF Education First. Stavamo analizzando quello che era stato un po' l'andamento della Ciclismo Cup per quanto riguarda appunto questa stagione. Ciclismo Cup che aveva proposto come prima gara a tappe la settimana internazionale Coppie Bartali, vinta da uno dei giovani talenti da tenere forse maggiormente d'occhio, uno di quei corridori che sembrano dotati di notevoli margini di miglioramento per quanto riguarda il futuro, vale a dire l'australiano Lucas Hamilton della Mitchelton Scott, che si era proprio imposto nella gara organizzata dal gruppo sportivo Emilia. Tanti giovani in evidenza ancora anche alla prova successiva, vale a dire il Tour of the Alps. Tour of the Alps che vi abbiamo proposto in diretta, Tour of the Alps che è stato vinto da Pavel Sivakov, l'atleta russo del team Ineos, anche se a dire il vero al momento della partecipazione al Tour of the Alps
Sivakov aveva gareggiato ancora in maglia Team Sky, era stata di fatto l'ultima apparizione delle maglie Team Sky in gruppo. In quella gara aveva ottenuto due vittorie di tappa anche Theo Gegenhardt, un altro corridore di questa formazione, che tra l'altro intravediamo ora, eccolo là, altissimo nelle prime posizioni. Intanto un momento di difficoltà, anzi ha finito proprio la propria avventura al comando José Herrada, il portacolori della Cofidis. A 47 km 600 metri dalla conclusione rimangono al comando quindi Gogol e Ballerini. Ciclismo Cup 2019, che dopo il Tour of the Alps era proseguita con il Giro dell'Appennino vinto da Mattia Cattaneo, poi dopo il Giro d'Italia era stato, intanto attenzione perché vediamo proprio Theo Gegenhardt che sta guadagnando terreno e c'è proprio l'attacco, sì, la sensazione che avevamo avuto è esatta, c'è l'attacco di Theo Gegenhardt del quale stavamo proprio parlando pochissimi istanti fa. L'atleta britannico va ad allungare, ma lì dietro chiudono i portacolori della Lotto Soudal. Dicevamo, dopo il Giro d'Italia è stato il turno del campionato italiano vinto da Davide Formolo e poi il successo di Marc Paduna all'Adriatica Ionica Race, e poi di fatto si è aperta la parte finale della stagione con l'apertura del trittico della Regione Lombardia con la Coppa Agostoni vinta da Riabushenko e poi il giorno successivo la vittoria di Bauhaus nella Coppa Bernocchi. Intanto c'è l'attacco ancora di Garcia con Gegenhardt che va a chiudere. Poi calendario che... attenzione perché questo è un momento importante. I portacolori del team Ineos hanno fatto lavorare la Jumbo-Visma, hanno fatto lavorare la Movistar ed ora ha tentato prima Gegenhardt, ora Garcia che sta attraversando un ottimo periodo di forma ed ora va a rilanciare Simon Clark che vive proprio da queste parti, corridore australiano, ha sposato una ragazza italiana, praticamente vive in provincia di Varese da quando gareggiava tra gli under 23, quando la nazionale australiana aveva la propria base a Castellanza. E anche Clark è uscito molto bene dal campionato del mondo e praticamente un indomito Theo Gegenhardt sta andando in queste fasi di corsa a chiudere praticamente su ogni attacco. 34 secondi il responso del cronometro in queste fasi di gara è praticamente inesorabile. Vediamo appunto cosa accadrà, gruppo che va a raggiungere Herrada, molto probabilmente si riaprirà anche a breve questa edizione della Tre Valli Varesina, anche perché il ritmo lì davanti è cambiato notevolmente, prima con Gegenhardt, poi con Garcia e ora con Simon Clark. Si cambia decisamente il registro in queste fasi di corsa, anche se lì davanti Gogol e Ballerini stanno comunque insistendo in questa bella azione. Tornando un po' ad analizzare quello che è stato l'andamento della Ciclismo Cup nel corso di questo 2019, abbiamo ricordato appunto l'apertura del trittico della Regione Lombardia, non dimentichiamo che Alexander Riabushenko, lo ribadiamo nuovamente, guida la classifica del trittico della Regione Lombardia. Ci siamo spostati poi in Toscana con il Giro della Toscana, memoria di Alfredo Martini, vinto da Giovanni Visconti, una vittoria veramente bella, una vittoria che ha assunto un significato molto particolare in una stagione veramente difficile per il portacolori della Neri Sottoli Selle Italia KTM, che proprio grazie a quella prestazione si è guadagnato definitivamente la partecipazione al campionato del mondo, quando dopo quella brutta caduta al Giro d'Austria ormai la sua stagione sembrava essere compromessa. Giovanni Visconti ha dimostrato di essere un ragazzo di grande carattere, di grande determinazione, ha reagito a quel brutto infortunio e è andato così a guadagnarsi
proprio sul campo una convocazione in maglia azzurra grazie a quel successo. Poi la doppietta, una doppietta arrivata in due modi totalmente diversi di Alexander Lutsenko. Alexander Lutsenko che si è imposto nella Coppa Sabatini e il Memorial Marco Pantani. Se nella gara toscana Lutsenko è andato a vincere con una grande prova di forza al comando, lo ricordiamo, per 120 chilometri, dei quali una sessantina addirittura da solo, due giorni dopo al Memorial Marco Pantani ha vinto un po' a sorpresa. Quando al comando si trovava un drappello con rosa, con Marten, Lutsenko all'ultimo chilometro è riuscito, ha avuto la forza a due chilometri dalla conclusione di uscire dal gruppo, è rientrato sulla testa della gara giusto a un chilometro dal termine e poi si è riportato e poi ha avuto la forza di andare ad imporsi allo sprint. Trofeo Matteotti vinto poi il giorno successivo, il giorno dopo il Memorial Marco Pantani, vinto da Matteo Trentin, e poi è storia recente, è storia di due giorni fa, il successo appunto di Primož Roglič al Giro dell'Emilia, la classica con arrivo a San Luca, la classica che appunto ha visto il corridore sloveno letteralmente dominare quella prova, addirittura con uno studio che ha dimostrato che il tempo di percorrenza durante l'ultima ascesa di Primož Roglič rispetto al tempo che lo sloveno aveva fatto registrare nel corso del Giro d'Italia, della cronometro apertura del Giro d'Italia, è stato nettamente inferiore. Eccolo lì, Tom Skuins, maglia di campione nazionale lettone, il vincitore dell'ultima edizione della Trevalli Varesine, ancora lì davanti. Intanto pochi istanti fa c'è giunta la notizia del ritiro del campione del mondo Mats Pedersen. Tratto di discesa, la regia ci ripropone questa curva, è arrivato leggermente lungo. Gogol, Ballerini invece è riuscito ad affrontare la curva praticamente alla perfezione. Un caro saluto a tutti gli appassionati che ci stanno seguendo attraverso lo streaming, attraverso la piattaforma della PMG, attraverso diversi siti internet, grazie appunto all'accordo tra Lega Ciclismo Professionistico e Federazione Ciclistica Italiana e PMG. Vi stiamo proponendo quella che di fatto è la terz'ultima prova della Ciclismo Cup 2019. Come sempre, qualora lo vogliate, intervenite pure attraverso le nostre piattaforme, attraverso appunto i nostri canali. Tornando all'attualità, abbiamo detto, mentre il vantaggio degli uomini al comando si aggira, dei due uomini al comando è ora di 35 secondi, dicevamo, tornando all'attualità, abbiamo detto c'è grande incertezza rispetto a quanto andrà ad accadere nella prossima stagione, nelle prossime stagioni nel mondo del ciclismo. Appunto c'è grande attesa, c'è anche grande interesse, ma c'è anche una mancanza forse di chiarezza, di informazioni in questo momento su quella che sarà la riforma del ciclismo. Ed è proprio di poche ore fa, intanto una bella immagine dall'alto che ci mostra il lago di Varese, dicevamo, è proprio di poche ore fa la notizia che la Lega del Ciclismo Professionistico nella giornata di ieri ha presentato una denuncia alla Commissione Europea contro le pratiche restrittive poste in essere dall'UCI, dall'Unione Ciclistica Internazionale, proprio in merito al trattato del funzionamento dell'Unione Europea. Una denuncia che ha lo scopo di invitare la Commissione Europea ad indagare sul modo in cui, stando a quanto si legge in una nota della Lega Ciclismo Professionistico, di indagare sul modo in cui l'Unione Ciclistica Internazionale ha implementato le normative esigenti. Anche e soprattutto con una nuova emanazione, queste normative, stando appunto a quanto dice la Lega Ciclismo Professionistico, sembrerebbero
tendere a favorire gli interessi commerciali dei Luci ai danni dei team e degli organizzatori. Già a giugno la Lega Ciclismo Professionistico aveva lanciato un primo grido d'allarme per quanto riguardava appunto per le dimensioni che stava assumendo la riforma del ciclismo professionistico, che appunto sembra privilegiare esclusivamente contenuti economici, soprattutto a vantaggio del Luci, che sembra agire come un soggetto imprenditoriale e non da organismo regolatore. Staremo a vedere quindi come si evolverà questa situazione mirata appunto anche a contrastare questa idea di una Superlega mondiale, un passo fatto appunto dalla Lega Ciclismo Professionistico appunto con una denuncia firmata dall'avvocato Riccardo Giacomin, responsabile del Dipartimento Sport dello studio legale internazionale Rodl & Partner. 39 chilometri alla conclusione dell'edizione 2019 della Tre Valli Varesine. Vediamo maglie della Groupama FDJ, lì davanti Steve Morabito, l'atleta vallesano di Sion svizzero, tra l'altro impegnato in gruppo, ma c'è anche una curiosità che riguarda Morabito, che è il presidente del quello che potrebbe essere il comitato regionale, il corrispondente di un comitato regionale della federazione ciclistica del Vallese, del proprio cantone, ed è impegnato appunto in prima persona anche nell'organizzazione dei campionati del mondo della prossima stagione che si terranno ad Aigle e Martigny. Nonostante questo appunto il bravo Steve Morabito riesce a coniugare perfettamente l'attività dirigenziale all'attività da ciclista. Si vede lì davanti sempre Garcia Cortina, quindi Colbrelli, quindi abbiamo visto Vincenzo Nibali, vediamo anche Bauke Mollema, insomma si annuncia un gran finale per quanto riguarda questa edizione della Tre Valli Varesine. Fanno anche capolino le maglie, anzi non tanto capolino perché è molto presente nelle prime posizioni, le maglie biancorosse della Androni Giocattoli Sidrome, che abbiamo visto Diego Ulissi. Allora, Gogol non ci sembra molto molto lucido in queste fasi di gara, al di là delle battute, non dimentichiamo che questo corridore praticamente si trova al comando dal chilometro zero, è stato lui a proporre questa azione, classe 1993, atleta austriaco che difende i colori della Trek Segafredo, formazione che oggi punterà sicuramente o molto probabilmente su Bauke Mollema. 37 chilometri, poco più alla conclusione, i corridori impegnati nel tratto di salita verso Morosolo, 45 secondi. In precedenza il gruppo ha ridotto notevolmente con una violenta accelerata quella data da Simon Clark, che si trova ancora in terza posizione. Dicevamo, gruppo che ha ridotto con una violenta accelerata il proprio margine di ritardo. Ora la situazione è abbastanza stabilizzata. Perché? Perché almeno in questo momento questa è la situazione che sta bene un po' a tutti. Gruppo che sta mantenendo a distanza di sicurezza i due uomini al comando in vista appunto degli ultimi chilometri di gara. Abbiamo detto ancora tre gare da disputare, compresa la Tre Valli Varesine, per quanto riguarda la Ciclismo Cup 2019, con l'Androni Giocattoli che guida la classifica a squadre con un buon margine di vantaggio, ma non un vantaggio rassicurante nei confronti della Neri Vellens. Attenzione, questo è un attacco importante, Team Vellens va ad attaccare ora, cercare di scremare il gruppo, l'atleta belga, l'atleta di grande classe, lui che nel corso della propria carriera ha conquistato due tappe al Giro d'Italia, sta allungando notevolmente il gruppo lungo questa salita. Vediamo cosa sta accadendo, c'è Teuns che si sta riportando ed eccoci, infatti l'avevamo visto proprio non più tardi di
un chilometro fa Gogol ci sembrava essere arrivato e appunto si rialza, rimane al comando Ballerini, ma la corsa si sta riaprendo perché lì dietro abbiamo visto il gruppo che sta per chiudere. Attenzione, lì c'è Nibali, abbiamo visto nelle prime posizioni anche Gadou, altro corridore che sta attraversando un grande momento di forma, ha vinto lo scorso anno l'Avenir, 36 chilometri al termine, questo vuol dire che Gogol dopo 161 chilometri viene raggiunto dal resto del gruppo, merita comunque un plauso particolare l'atleta austriaco. Intanto Ballerini, vincitore quest'anno della medaglia d'oro nella prova in linea ai giochi europei di Minsk in Bielorussia, rimane al comando lungo appunto l'ascesa di Morosolo. Eccoci, 36 chilometri, il vantaggio ora viene quantificato in 9 secondi, ma ora sicuramente meno. Gadou, eccolo, l'atleta francese si alza sui pedali per rilanciare il ritmo ed eccoci in questo momento il gruppo di testa ritorna compatto, si riapre la Tre Valli Varesina, 36 chilometri e 500 metri dalla conclusione. Questo è un bel forcing, vediamo chi risponde all'attacco del francese, ripreso Ballerini appunto dopo 161 chilometri di gara, praticamente dopo 160 chilometri di fuga. Ballerini che era rientrato su Gogol subito dopo l'azione dell'austriaco. Dunque vediamo Gadou in testa, ha risposto un portacolori della Jumbo Visma, là dietro c'è un drappello di inseguitori, ci sembra guidato, anzi è guidato da Dunbar del team Ineos. Cerchiamo di riconoscere, c'è Teuns, il portacolori della Bahrain Merida, ma il gruppo è lì dietro. Ora ci sarà un tratto in discesa e poi appunto l'ultimo strappo che porterà poi al passaggio al traguardo, e quando i corridori transiteranno in zona traguardo mancheranno circa 25 chilometri alla conclusione. È una storia ricca di grandi nomi, quella della Tre Valli Varesine, che è stata proposta nella sua prima edizione nel 1919. Le Tre Valli Varesine sono la Valcuvia, la Valganna e la Val Travaglia. Da questo deriva il nome appunto questa manifestazione. Intanto eccoci con gli uomini al comando, George Bennett e Gadou, sono due corridori che tra l'altro sono stati protagonisti della lunghissima azione che ha caratterizzato anche il Giro dell'Emilia nella giornata di sabato. Dunque vediamo ora maglie del team Sunweb andare a chiudere, lì dietro c'è anche Formolo, attenzione a Daniel Martin, quindi c'è Bidar, c'è Dunbar, c'è Valverde lì, c'è Valverde alla ruota del campione d'Italia Formolo. Ora il gruppo ritorna praticamente compatto con Wilco Kelderman, l'atleta olandese che va poi a forzare l'andatura in queste fasi di corsa. La Tre Valli Varesine rappresenta indubbiamente uno dei grandi appuntamenti per quanto riguarda il ciclismo internazionale, un albo d'oro ricchissimo di nomi che hanno fatto la storia, i tre successi di Fausto Coppi e poi Magni, poi si arriva negli anni 60-70 con quattro vittorie di Gianni Motta, Eddy Merckx, Basso, Moser, e poi il resto è storia recente con Chiappucci, con Vincenzo Nibali, con Celestino, fino ad arrivare poi ai successi di Stefano Garzelli o appunto di Vincenzo Nibali, abbiamo ricordato, di Sonny Colbrelli. Intanto abbiamo visto Dunbar tentare di portarsi
alle spalle di Kelderman. Tra l'altro la regia organizzativa è a cura della società ciclistica Alfredo Binda, una società proprio nata nel 1929, voluta proprio da Alfredo Binda, una società che ha segnato un po' il ciclismo in Lombardia, anzi, e non solo, proponendo tante manifestazioni. Il fiore all'occhiello, indubbiamente, della storia organizzativa dell'Alfredo Binda è stato il campionato del mondo di Varese 2008, ma poi manifestazioni praticamente a 360 gradi, con tante gare riservate anche ai giovani, con un occhio particolare anche al mondo delle Gran Fondo. Proprio un paio d'anni fa qui a Varese, con conclusione proprio in via Sacco, è stata organizzata anche la finale della UCI Master World Championships, una prova che ha assegnato titoli ai rappresentanti delle categorie Master. Vediamo cosa sta accadendo intanto in queste fasi di corsa. Lì c'è anche Robert Gesink, abbiamo visto Jakob Fuglsang, quindi Nibali, abbiamo visto Roglic, Formolo, Valverde, c'è Daniel Martin, e questo è praticamente, sembra di assistere ad un tappone, ma soprattutto agli ultimi chilometri di una tappa di un grande giro. Hanno di che essere soddisfatti gli organizzatori della Tre Valli Varesine, anche perché in un conteggio, facendo il conti dei punti che in questo momento hanno i corridori che partecipano a questa prova, il livello, questo è un calcolo matematico logicamente, però i numeri tante volte danno l'esatta dimensione di quella che è la portata di una gara, il livello di partecipazione a questa gara è il più alto di tutte le gare extra World Tour di questo 2019. E ne abbiamo la dimostrazione appunto dalle immagini che stiamo vedendo in questo momento, con un gruppo di battistrada veramente di altissimo livello. Vediamo queste fasi di corsa, ricostruiamo quella che è la composizione del gruppetto di testa con Teuns, quindi arriva lì davanti Dunbar, arriva nelle prime posizioni anche Woods, c'è Alejandro Valverde, Lembatido, c'è Formolo, c'è Bidar, c'è Daniel Martin, e insomma di grandi nomi ce ne sono parecchi. Ci sarà da divertirsi in questi ultimi 32 chilometri e 400 metri di gara per quanto riguarda l'edizione numero 99 della Tre Valli Varesine, prova conclusiva del trittico della regione Lombardia. Ancora Diego Ulissi, ancora Godù. Ulissi è alla ricerca di una vittoria sfortunata, la sua prova al campionato del mondo. Diego Ulissi, al quale manca qualcosa in questo 2019, e l'ha detto, la Trevalli è indubbiamente uno degli appuntamenti che il corridore toscano aveva segnato con il circolino rosso nel proprio calendario. Egg a fare l'andatura in testa del gruppo, intanto si vede nelle prime posizioni anche Caruso, Nibali, eccolo lì davanti, c'è ancora Gagan Hart, c'è Gianni Moscon. Gruppo, abbiamo questo drappello di una dozzina di unità che si è avvantaggiato, tra qualche istante cercheremo anche di fare, anche con l'aiuto del servizio di radioinformazioni della Lega Ciclismo Professionistico della Federazione Ciclistica Italiana, con la voce di Virgilio Rossi, cercheremo di fare il punto della situazione in merito a quanto sta accadendo in testa alla gara. 31 chilometri e 200 metri ancora da percorrere. Stiamo arrivando quindi alla conclusione di questa stagione, che abbiamo detto lunga, che si era aperta in Italia con il
Profola Iguelia, l'ultima settimana di gare per quanto riguarda il nostro calendario, poi le gare, attenzione a Luis Leon Sanchez, attenzione a Luis Leon Sanchez, altro corridore di grande classe che nel finale di stagione ha sempre fatto molto molto bene. Anche all'Emilia era stato preziosissimo ad aprire un'azione, a preparare il finale per Jakob Fuglsang. Dicevamo, finale di stagione che inevitabilmente ci proietta a guardare al prossimo anno. Abbiamo ricordato in precedenza movimenti per quanto riguarda il calendario italiano, abbiamo detto tanti anche i cambiamenti di casacche per quanto riguarda la stagione 2020, alcuni dei quali anche, intanto abbiamo visto Luis Leon Sanchez parlottare proprio con Alejandro Valverde, ora l'andatura è aumentata notevolmente, siamo a meno di 30 km dalla conclusione, vediamo cosa accadrà in queste fasi di gara. Parlavamo appunto di alcuni movimenti che andranno a caratterizzare il 2020, movimenti che riguardano anche alcuni corridori italiani particolarmente importanti. Il campione d'Europa Elia Viviani abbandonerà la propria formazione per raggiungere la squadra francese della Cofidis, insieme, così come farà con Sonny. Sono altri passaggi, l'ex campione d'Europa Matteo Trentin, vice campione del mondo, raggiungerà la CCC con Masnada, ormai è storia nota il trasferimento di Vincenzo Nibali alla Trek Segafredo, verrà rimpiazzato, comunque si cercherà di riorganizzare la Bahrain Merida grazie all'arrivo di Mikel Landa. Fabio Fellini raggiungerà invece l'Astana e i due fratelli Cima, Damiano e Di Merio, raggiungeranno la Gazprom, tra l'altro in un momento storico, perché per la prima volta nel 2020 la Gazprom Rusvelo aprirà le proprie porte a corridori che provengono da al di fuori della Russia, e i due fratelli Cima non sono gli unici ad andare a rafforzare questa formazione, arriverà anche Canola, arriverà anche Velasco. Quindi tanti movimenti, così come quello di Nairo Quintana in procinto di raggiungere l'Arkea Samsic. E Dunbar alla ruota di Alejandro Valverde, c'è ancora l'atleta spagnolo, pochi giorni fa ha abbandonato la sua maglia iridata per andare a vestire questa con i campioni, con i colori di campione nazionale spagnolo. E cosa c'è da dire, 39 anni compiuti, Valverde è ancora lì davanti a lottare, lui che praticamente ha vinto tutto, parlare della carriera dello spagnolo, del murciano, non sarebbe abbastanza sicuramente la nostra trasmissione per lui che ha vinto 4 edizioni della Liegi, 5 edizioni della Freccia, una Vuelta, un mondiale, tappe al Tour, lui che ha vinto veramente tantissimo. Intanto il gruppo alle spalle vediamo guidato da una maglia della Neri Sottoli Selle Italia, è una formazione che ci è sembrata appunto esclusa da quell'azione che sta caratterizzando le fasi di corsa, infatti in questo gruppetto non vediamo maglie della formazione italiana, il vantaggio è ancora minimo, staremo a vedere cosa accadrà appunto in queste fasi di corsa. Abbiamo visto guadagnare ancora un leggero margine di vantaggio il 22enne francese Gadou, tra l'altro ha vinto 3 anni fa il Tour de l'Avenir, quest'anno ha vinto una bella tappa al Giro di Romandia lasciandosi alle spalle addirittura Rui Costa e Primoz Roglic in uno sprint a ranghi ristretti. Altro corridore da tenere molto molto in considerazione in prospettiva futura. Davide Formolo, eccolo, campione d'Italia, in vista appunto del passaggio alla Wild nella prossima stagione,
E intanto lì dietro vediamo Caruso, c'è anche Brambilla, vediamo nelle prima, in testa sembra Schoenberger, l'atleta austriaco, e poi lì c'è Roglic che indubbiamente non starà certo a guardare in questo finale. Anche in questo caso il vantaggio è ancora abbastanza risicato, siamo a 26 km e mezzo dalla conclusione, questo vuol dire che il gruppo sta per transitare in zona traguardo e iniziare quello che sarà l'ultimo giro di questa edizione della Tre Valli Varesine. C'è ancora un ultimo strappo da affrontare prima di raggiungere Via Sacco nel centro di Varese. Siamo proprio nel cuore di questa città, nei pressi dei giardini estesi, la residenza di Francesco III d'Este, dove appunto si trova il traguardo di questa prova, in un contesto veramente veramente suggestivo. Leopardi definì tra l'altro questa zona la piccola Versailles di Milano. Torniamo quindi alla gara, grafica che ci mostra anche il ritardo del gruppo in termini di distanza, 260 metri. E la gara potrebbe letteralmente esplodere tra qualche istante, anche perché praticamente possiamo affermarlo tranquillamente, senza timore di essere smentiti, in questo momento qui davanti abbiamo i migliori corridori del mondo. Roglic è lì, alla sua ruota c'è Nibali, alla ruota di Nibali c'è Moscon, a proteggere Roglic c'è Sepp Kuss. Intanto 28 secondi dividono gli uomini al comando dal resto del gruppo in queste fasi di corsa, in vista dell'inizio dell'ultimo giro. Manca appunto una tornata alla conclusione di questa prova. Luis León Sánchez, ormai questa è la testa della corsa, siamo in vista del passaggio, eccoci proprio in questo momento al passaggio sul traguardo, gli atleti al comando con Godù a fare l'andatura su Sánchez. Ultimo giro. Ed ora vediamo cosa accade in queste fasi finali di gara. Eccoci con il gruppo, con Skuins a fare l'andatura, proprio il vincitore dell'ultima edizione. Una tornata alla conclusione, 25 chilometri al termine. 25 chilometri alla conclusione della Tre Valli Varesine. Lì davanti si prosegue con Diego Ulissi, Alejandro Valverde, via via tutti gli altri. Il vantaggio è fissato, il vantaggio ormai sembra essere stabilizzato, anche se ora sono i portacolori della Trek Segafredo ad andare a dare un ulteriore impulso alla testa della gara, alla testa del gruppo. Grazie per seguire la diretta della Tre Valli Varesine. Come abbiamo detto, vi stiamo trasmettendo gli ultimi 24 chilometri, in questo caso, della gara organizzata dalla società ciclistica Alfredo Binda. Abbiamo al comando un drappello con Teuns, con Dunbar, con Godù, con Formolo, con Daniel Martin, con Alejandro Valverde, con Luis León Sánchez e con altri corridori. A 22 secondi il resto del gruppo. Tutto può ancora succedere in questo finale, anche perché ci sono alcuni corridori particolarmente attesi che sono rimasti
esclusi da questa azione. Gruppo che è cronometrato a 18 secondi di ritardo. Ora inizia appunto la tornata che porterà i corridori ad andare ad affrontare ancora i passaggi al Montello, a Morosolo e poi appunto quel tratto in salita finale che porterà fino a Piazzale della Libertà, dove di fatto inizia poi l'ultimo chilometro di questa edizione numero 99 della Tre Valli Varesine. Quindi attenzione per quanto riguarda la composizione del gruppo di testa: Dunbar, Valverde, Bennett, tanto c'è ancora la lungora di Modois che fa parte appunto di quel gruppetto, Teuns, Sanchez, Ulissi, c'è anche Frank, c'è Molar, c'è Kelderman, Gadou e Wutz. Gli uomini più presenti sono i portacolori della Groupama FDJ. Ringraziamo appunto gli operatori del servizio di radioinformazioni con Virgilio Rossi, con Simone Coppe, con tutti i motociclisti per il preziosissimo lavoro a supporto della nostra telecronaca. Questa quindi la composizione del gruppetto di testa, con Luis Leon Sanchez che sta forzando l'andatura su Kelderman. Torniamo quindi a fare un attimo il punto della situazione quando siamo a poco più di 20 chilometri dalla conclusione. Il gruppo di testa è formato da Dunbar del team Ineos, quindi Alejandro Valverde, c'è intanto il forcing di Luis Leon Sanchez. Poi troviamo al comando George Bennett del team Jumbo-Visma, il campione d'Italia Formolo, quindi Dylan Teuns che difende i colori della Bahrain Merida, Sanchez attenzione perché sta guadagnando terreno, Daniel Martin e Diego Ulissi della UAE Team Emirates, quindi lo svizzero Mattias Frank che difende i colori della AG Desert La Mondiale, troviamo Wilco Kelderman del team Sunweb, poi il terzetto della Groupama FDJ, vale a dire Molar, Gadou e quindi Modois, questi sono i tre portacolori della Groupama FDJ, e Wutz che difende i colori della IF Education First. Attenzione perché Luis Leon Sanchez sta attaccando e non è assolutamente un attacco da sottovalutare. Non è un attacco da sottovalutare quello di del portacolori della Astana Pro Team, che è un corridore dotato di ottime doti sul passo, di ottime qualità per quanto riguarda finali come questo. Altro quattro tappe al Tour, due edizioni della Classica di San Sebastian, ha lasciato il proprio segno anche in Italia, aggiudicandosi una tappa, una bella tappa al Tour of the Alps. Intanto abbiamo visto un contrattacco, ci sembra, di Czernecki, l'atleta della Caja Rural, che ha allungato in testa al gruppo. Attendiamo appunto l'evolversi della situazione. Km/300 alla conclusione, quindi Sanchez ha allungato dal gruppetto di testa, eccolo, avevamo ricordato in precedenza come Ballerini, avevamo parlato del palmarès di Davide Ballerini, vincitore della prova in linea ai giochi europei di Minsk nel 2019, ebbene la prima edizione dei giochi europei organizzati dal Comitato Olimpico Europeo, di fatto si è tratta come una sorta, tra virgolette, con le dovute proporzioni, di giochi olimpici ma riservati al continente europeo, come già da tantissimi anni esistono i giochi panamericani e i giochi asiatici. Bene, la prima edizione di questa prova è stata vinta da Luis Leon Sanchez per quanto riguarda la gara su strada, prima edizione che si era disputata nel 2015 a Baku e la prossima nel 2023 si disputerà in Polonia. 20 chilometri al termine della Tre Valli Varesine 2019, Luis Leon Sanchez è solo al comando. Questo potrebbe essere
attacco che potrebbe far saltare anche un po' alcune dinamiche nel gruppo alle spalle. Intanto vediamo Nibali che praticamente ha battezzato la ruota di Primož Roglič. Nibali che ormai da diversi chilometri è letteralmente incollato alla ruota dello sloveno. E come abbiamo detto, ancora ci potrebbe essere questo duello a distanza. Intanto Mollema era proprio in compagnia di Aramburu. Dicevamo, c'è proprio questa presenza importante di corridori spagnoli lì davanti. Come abbiamo detto, la Spagna sta rischiando, è chiaro, qui si sta gareggiando per team, ma in questo momento la Spagna sta rischiando un uomo per quanto riguarda la partecipazione ai giochi olimpici, alla prova in linea dei giochi olimpici, quindi una corsa nella corsa per quanto riguarda questi ultimi appuntamenti di stagione, qualificazione olimpica che, lo ricordiamo, si chiuderà il 27 ottobre, quindi alla fine di questo mese. Allora, Nibali ora, sì, Nibali in compagnia di Mollema e di Aramburu, ma Vincenzo Nibali praticamente sta trascinando alle sue spalle il resto del gruppo, perché come abbiamo detto l'azione di Luis León Sánchez là davanti non deve assolutamente far restare tranquilli i corridori del gruppo in queste fasi di gara. Siamo a 18 chilometri, poco più, dalla conclusione della Tre Valli Varesine. Noi ringraziamo i tanti appassionati che stanno seguendo questa telecronaca diretta attraverso le piattaforme della PMG Sport. Come sempre vi invitiamo, qualora abbiate domande, qualora abbiate curiosità, qualora vogliate interagire con noi, fatelo attraverso la nostra pagina Facebook. Dunque Nibali, Mollema e Aramburu rientrano sulla testa della corsa. Vediamo, si infoltisce quindi questo gruppetto, non sulla testa della corsa, chiedo scusa, sulla testa della corsa abbiamo sempre Luis León Sánchez. Vediamo, Nibali ha avvisato Di Lanteus, gli ha detto ci sono arrivato, 17 km 900 metri alla conclusione. Questo gruppo con Mollema, Dunbar, Valverde, Bennett, Formolo, Nibali, Teuns, Ulissi, Martin, Frank, Kelderman, Modouin, Molar, Godu, Woods, Visse, Aramburu, a 20 secondi di ritardo dal battistrada. E per battistrada intendiamo Luis León Sánchez, eccolo, la regia prontamente ci mostra un bel primo piano del 35enne spagnolo di Mula. Luis León Sánchez che compirà 36 anni proprio il mese prossimo, nel mese di novembre. 4 tappe al Tour, ha vinto un'edizione della Parigi-Nizza in Italia, come abbiamo detto, ha vinto una tappa del Tour of the Alps, ha vinto un'edizione del Gran Premio Bruno Beghelli, ma ha vinto tantissimo un'edizione del Mediterraneo. È uno dei corridori dotati di maggiore classe, uno dei corridori dotati di maggior rispetto e di maggior spirito di sacrificio per quanto riguarda le formazioni nelle quali ha gareggiato nel corso della propria carriera. Si è sempre messo a disposizione al fianco dei grandi capitani, quando ne ha avuto l'occasione ha avuto modo di andare a ritagliarsi i propri spazi, e l'ha fatto anche in gare molto molto prestigiose. Vincenzo Nibali ora in prima persona va a guidare l'inseguimento. È stato un Vincenzo Nibali che al Giro dell'Emilia ha pagato un po' sul San Luca, un Vincenzo Nibali che è alla ricerca del 100% della forma per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, per quanto riguarda i prossimi appuntamenti stagionali, e logicamente è particolarmente, sappiamo quali sono appunto i suoi prossimi obiettivi, e quindi si prosegue con queste fasi di corsa.
17 secondi dividono Battistrada, formolo, attenzione, scatenato, può succedere, quindi ancora di tutto. Ricordiamo nuovamente quello che ci aspetta nelle prossime giornate con la Milano-Torino domani, che porterà i corridori in quello che è un arrivo tradizionale per quanto riguarda la storia moderna di questa gara. Si partirà da Magenta, l'arrivo è previsto al Colle di Superga e il giorno successivo sarà la volta del Gran Piemonte, che si concluderà ad Europa e quindi poi il Lombardia da Bergamo a Como, che farà calare il sipario su questa stagione 2019. Attenzione, e qui purtroppo c'è stato un errore di percorso. Vediamo cosa accadrà in questo momento. Vediamo di capire. Allora, abbiamo Luis Leon Sanchez al comando, ma allora cerchiamo un attimo di ricapitolare la situazione, non è certo semplice. Ci cerchiamo di ricapitolare la situazione anche in merito a quanto è accaduto. Questo è il gruppo degli inseguitori, c'è una segnalazione, abbiamo visto una freccia proprio all'ingresso di quella rotatoria, logicamente non abbiamo visto in quale direzione era posizionata la freccia. Luis Leon Sanchez è sul percorso esatto. Ora vediamo, tra poco riceveremo le notizie, gli aggiornamenti anche dal servizio di radioinformazioni per capire cosa sta accadendo alle spalle del battistrada di Luis Leon Sanchez. Non ci voleva questo problema. Luis Leon Sanchez comunque sta proseguendo al comando. Ecco proprio la rotatoria. Allora, il gruppo degli inseguitori avrebbe dovuto girare a destra questa rotatoria, mentre ha, come direbbe un GPS, ha preso la seconda uscita ed è andato dritto. Luis Leon Sanchez prosegue al comando della 99esima edizione della Tre Valli Varesine. Siamo a 12 km 700 metri dalla conclusione di questa classica organizzata dalla società ciclistica Alfredo Binda. Stiamo per conoscere il nome dell'atleta che seguirà Tom Skuins, l'albo d'oro appunto di questa grande classica, un albo d'oro che si è aperto nel 1919 con la vittoria di Bestetti, primo vincitore. Poi abbiamo già avuto modo di ricordare alcuni grandi atleti che si sono imposti sul traguardo della Tre Valli, nomi che hanno fatto la leggenda logicamente del nostro sport, come quelli di Barteli, di Coppi, di Albani, fino ad arrivare ai vari Moser, Saronni, Gavazzi, Bugno, Bontempi, Ghirotto, Chiappucci, e poi appunto abbiamo detto il resto è storia recente con le vittorie di Albasini, Nibali, Colbrelli, Genier e Skuins appunto. 12 km, 300 metri alla conclusione. Luis Leon Sanchez insiste nella propria azione, impegnato nel tratto in salita. Eccoci appunto con il disappunto di Teuns,
portacolori della Bahrain Merida. Luis León Sánchez rimane al comando, difende i colori di Astana Pro Team. Ora andremo a ricapitolare anche la situazione in merito a quanto sta accadendo. Praticamente alle spalle, ci comunica in questo istante il servizio di radioinformazioni, alle spalle del battistrada, alle spalle di Luis León Sánchez, a 12 chilometri dal termine, abbiamo il gruppo compatto. Questa quindi la situazione. 12 chilometri al termine, quindi la situazione in questo momento, mentre inizia la salita verso Morosolo, 11 km 800 metri dalla conclusione, Luis León Sánchez al comando a 42 secondi, troviamo il resto del gruppo e i vari Mollema, Dunbar, Bennett, Formolo, Nibali e tutti gli altri corridori che erano segnalati in precedenza alle spalle di Sánchez ci vengono segnalati in questo momento alle spalle del gruppo. Questa quindi la situazione. Luis León Sánchez prosegue quindi nella propria azione, sta per entrare negli ultimi 10 chilometri di gara, un problema, un errore di percorso che almeno per il momento va a lasciare il segno su quello che potrebbe essere il risultato, l'esito appunto di questa edizione della Tre Valli Varesine. Vediamo cosa accade lì davanti nel gruppo, c'è Fulsang, c'è Roglic, intanto Kuss si lascia sfilare. Vediamo appunto cosa... Allora dunque... Ci chiedono sulla nostra piattaforma, sulla pagina Facebook, maggiori ragguagli in merito al discorso della selezione spagnola che facevamo sui giochi olimpici. La partecipazione ai giochi olimpici è determinata dal CIO in base al piazzamento, al ranking delle nazioni al 27 ottobre 2019. Si chiuderà in quella data il periodo di qualificazione e il numero di posti disponibili varia in dei posti disponibili per ogni nazione al via della prova in linea ai giochi olimpici di Tokyo varia in base al piazzamento della nazione al momento del termine del periodo di qualificazione. Le nazioni che occupano le posizioni, si prende anche qualche rischio Sánchez, Sánchez ha rischiato un po' in questo tratto, in questa discesa, all'uscita di questa curva. Allora, tornando al discorso sulle qualificazioni, delle qualificazioni olimpiche, dicevamo il 27 ottobre, le nazionali che occuperanno le posizioni, la prima, seconda, terza, quarta, quinta, fino ad arrivare alla sesta posizione del ranking internazionale dei luci avranno 5 uomini, potranno schierare al via della prova in linea dei giochi olimpici 5 uomini. Dalla settima alla tredicesima posizione saranno 4 gli uomini a disposizione di quelle nazionali. In questo momento la Spagna è la sesta nazione. E quindi la Spagna in questo momento potrà presentarsi al via della gara in linea con 5 corridori. La Spagna che proprio pochi giorni fa ha surclassato la Slovenia. Quindi ci si sta, Spagna e Slovenia, ok, abbiamo detto si sta gareggiando per squadre, ma c'è anche un discorso di nazionali, di qualificazione olimpica, di proporzioni per quanto riguarda la qualificazione olimpica. Spagna e Slovenia si stanno giocando in questo momento un uomo in più al via della prova su strada ai giochi olimpici. Ricordiamo, la qualificazione si chiuderà il 27 ottobre. Luis León Sánchez intanto insiste al comando, a 32 secondi troviamo un primo gruppo, a 1:03 il gruppo Nibali, quello che era di fatto il gruppo che in precedenza stava seguendo il battistrada. 9 chilometri e mezzo al termine, situazione che rimane
sempre invariata, Luis León Sánchez. Si è classificato anche al terzo posto in una frazione del Tour de France, della Vuelta a Spagna nel corso di questa stagione. Ha vinto una tappa al Tour de Suisse. Un ottimo avvio di stagione quello dello spagnolo, che ha ottenuto veramente tantissimi piazzamenti. Prosegue queste fasi di gara, continua ad oscillare tra i 25 e i 30 secondi il vantaggio di Sanchez. Lì c'è Fuglsang, c'è Gegenhardt. Eccolo il giovane atleta del team Ineos. C'è un attacco ora di una maglia Movistar. Potrebbe essere Barbero. Che va a tentare di dare un ulteriore vigore al gruppo alle spalle di Sanchez, ma bravissimo Jakob Fuglsang. C'è anche Moscon lì, c'è Roglic. E lì davanti c'è sempre lui, Luis León Sánchez, a 8 km dal termine, 27 secondi. Pannello che indica 10 km, la nostra grafica GPS ne indica 8 e 7. 27 secondi dividono in questo momento. E attenzione, perché ora dietro non sembra esserci grande accordo, Moscon cerca Gegenhardt. Vedremo ora il 24enne britannico, che darà sicuramente, ecco infatti, ma prontissimo Jakob Fuglsang a chiudere. Avevamo visto proprio Moscon cercare con lo sguardo il compagno di squadra. Una maglia ora dell'Androni, dovrebbe essere Vendrame. C'è anche un po' di nervosismo lì davanti, abbiamo visto Fuglsang, che è un compagno di squadra di Luis León Sánchez, prendersela un po' con le motociclette che stanno precedendo il gruppo in queste fasi di gara. Abbiamo visto un'altra maglia della IF, potrebbe essere Higuita, Higuita il corridore in maglia rosa, quarto al mondiale Under 23, su a una tappa alla Vuelta a Spagna. 13 secondi l'aggiornamento, 13 secondi. Ancora ottima comunque l'azione di Luis León Sánchez. All'ingresso di Varese le asperità non sono finite. Al termine della discesa di Via Vigevano inizierà l'ultimo tratto, con la salita che porterà in Piazzale Libertà. Tredici secondi sono veramente pochi. Ora vediamo lì davanti. È arrivato anche Puccio, Puccio con Gegenhardt. Fuglsang in un'azione da stopper, c'è lì Vendrame. Un po' di stretching per il battistrada. Undici secondi. Non ci sembra, a dire il vero, molto affaticato il portacolori della Astana Pro Team. Vediamo cosa accadrà. 12 secondi rimane la situazione. Questa immagine dall'alto ci mostra, ci dà quella che è la percezione, quella che è
la situazione in questo momento con Luis Leon Sanchez sempre al comando. Ricordiamo, è l'ultima prova del trittico della Regione Lombardia con la classifica provvisoria che è guidata da Alexander Ryabushenko. Alexander Ryabushenko che si era imposto con una gran bella azione nella Coppa Agostoni, di fatto era stata un po' la gara che aveva aperto la seconda parte della stagione, la gara che aveva aperto il trittico appunto della Regione Lombardia, che aveva preceduto la Coppa Bernocchi vinta da Phil Bauhaus. Ora il cronometraggio ci dà 4 secondi e la situazione appunto è destinata a cambiare, e a cambiare veramente in pochissimo tempo. Poco più di 4 km al termine della Tre Valli Varesine, là davanti c'è ancora Luis Leon Sanchez a 6, 7, forse 8 secondi il gruppo degli inseguitori. Uccio, Gegenhardt particolarmente attivi lì davanti nel guidare l'inseguimento, posizione aerodinamica, 10 secondi il nuovo aggiornamento della situazione. Vediamo di individuare altri atleti che fanno parte del gruppetto alle spalle di Luis Leon Sanchez. Sono sempre Puccio, Gegenhardt con Fulsang a fare da stopper in queste fasi di gara. 10 secondi. Andremo negli ultimi 3 chilometri di gara, una bella azione quella di Luis Leon Sanchez, che ora sta faticando, anche perché là dietro ci sono sempre Puccio e Gegenhardt. Si volta e attenzione, perché lì c'è Fulsang, compagno di squadra del battistrada, ok, ha chiuso su ogni attacco. Andiamo a fare un veloce controllo cronometrico grazie a questa immagine. 7 secondi appunto dividono ora il battistrada, ma ormai l'azione di Sanchez sembra essere destinata ad esaurirsi. Praticamente sta attendendo il rientro del gruppetto dei più immediati inseguitori. La strada sale. Vediamo cosa accade. Dunque c'era Roglic, attenzione, in quel gruppo. Lo vediamo pedalare intorno alla 10ª posizione. C'è Skuins ancora. Vendrame. Lì c'è Fulsang, c'è Maika. Anche Carlos Verona, che con grande coraggio rilancia ancora l'andatura. Luis Leon Sanchez non si dà per vinto. Gegenhardt, eccolo, c'è anche Power, ragazzo che abbiamo imparato a conoscere già nelle categorie giovanili. È il portacolori del Team Sunweb che in questo momento è in seconda posizione, lui che ha vinto un Gran Premio di Capodarco, ha vinto un'edizione della Classica di Poggiana, ha vinto un Giro della Valle d'Aosta, 24 anni,
per questo australiano che difende appunto i colori del Team Saweb, che adesso si trova lì davanti. Che bella gara quella di Luis Leon Sanchez, praticamente sente il fiato degli inseguitori sul collo, come si dice in gergo, ma non si dà per vinto, non si dà per vinto. Puccio, Gegenhardt. C'è Marcinski. Vediamo cosa accade. Maika. Vediamo. C'è Roglic. C'è Higuita. Dunque in questo gruppo troviamo anche Skuins, Verona, Benut, Marcinski, Latour, Warabos, Bais, Ravanelli. Ravanelli tra l'altro sta effettuando uno stage con la formazione di Gianni Savio. Però è un bel finale, attenzione, è un gran bel finale quello appunto di questa edizione numero 99 della Tre Valli Varesine. Poco più di un chilometro alla conclusione, Luis Leon Sanchez insiste. Eccolo al passaggio, è all'ultimo chilometro, sembrava doversi esaurire ormai pochi chilometri fa la sua azione, la bella azione di Luis Leon Sanchez, che ora è a 1000 metri dalla conclusione. Vediamo cosa accade in queste fasi di corsa. Una maglia della Age Desert, dovrebbe essere la Tour. C'è anche Visconti, c'è Rota in quel gruppetto. Gegenhardt va a rilanciare l'andatura, Luis Leon Sanchez ancora lì. E attenzione, c'è pronto Jakob Fuglsang, c'è pronto Jakob Fuglsang. È un grande finale quello appunto di questa edizione della Tre Valli Varesine. Luis Leon Sanchez viene raggiunto in questo istante. Vediamo, è Moscon, Fuglsang, Roglic, attenzione Primoz Roglic, parte Roglic, parte Primoz Roglic, il vincitore della Vuelta. Che azione, che attacco signori, qui siamo davanti ad una prova di grande forza, ma siamo veramente davanti ad un fenomeno. Non avevamo dubbi, ma abbiamo avuto comunque un'ulteriore conferma in queste ultime giornate con la grande prova del San Luca e con questo attacco deciso, un attacco secco che ci porta questo corridore imporsi sul traguardo della Tre Valli Varesine. Vince Roglic, seconda posizione per Visconti, secondo posto per Giovanni Visconti. Ma signori, qui siamo davanti ad un vero e proprio fenomeno. Con un attacco negli ultimi metri, Roglic è riuscito a guadagnare un margine di vantaggio veramente notevole in una manciata di metri, un'accelerata violenta che ha concesso a questo corridore di andare a conquistare un'altra affermazione importante in questa stagione. Dopo il successo ottenuto al Giro dell'Emilia con un attacco che l'ha portato ad affrontare il San Luca ad una velocità folle, Primoz Roglic con uno scatto secco, deciso, va ad imporsi anche nella Tre Valli Varesine edizione 2019. La 99esima edizione di questa prova parla sloveno e lo fa grazie a questo atleta che conferma il proprio feeling con l'Italia. Aveva vinto quest'anno appunto la Tirreno Adriatico, ma la sua stagione si era aperta con il successo nel WAE Tour, dopodiché si era imposto nel Romandia, è stato tra i protagonisti del Giro d'Italia che ha chiuso in terza posizione, ha vinto la Vuelta, ha vinto il Giro dell'Emilia e oggi appunto va a conquistare anche la Tre Valli davanti a Visconti e terza posizione ci è sembrato il portacolori dell'Androni Giocattoli, potrebbe essere Vendrame in terza
posizione. Attendiamo comunque tra qualche istante la conferma. Che finale però, che finale. No, Visconti su Squins, sì. Visconti, Squins. Eccoci, questo quindi le prime tre posizioni. Siamo quasi senza parole per quanto riguarda l'esito di questa prova, con un Primoz Roglic che ha atteso con grande freddezza proprio le ultime centinaia di metri, ma è stata veramente incredibile. Molto probabilmente tra qualche istante rivedremo l'azione che ha concesso al corridore sloveno di andare ad imporsi su questo traguardo, ma un'accelerazione veramente. Intanto dall'alto i giardini estensi, poco dicevamo, molto probabilmente tra poco ci verrà riproposto l'attacco appunto di Primoz Roglic. Jakob Fuglsang sembrava, Luis León Sánchez sembrava ad un certo punto potercela fare. Eccoci qua, proprio con il momento cruciale. Roglic è voltato, c'era Warabos lì, allungato, e da questo momento è stata un'accelerazione violenta. Nessuno ha reagito a questo attacco, e guardate quanto vantaggio Roglic abbia guadagnato in pochissimi metri. Quando Jakob Fuglsang si è portato all'inseguimento ormai era troppo tardi. Ed eccolo, alza le braccia al cielo, è l'ennesima volta che alza le braccia al cielo nel corso di questo 2019. E a questo punto, anche per quanto riguarda le prossime gare, per prossimi grandi appuntamenti di Primoz Roglic, intendiamo in Lombardia di sabato, insomma, sarà uno dei corridori che alla partenza avrà indubbiamente le classiche 5 stelline tra i favoriti. Giovanni Visconti, ancora un piazzamento per il portacolori della Neri Sottoli, Selle Italia KTM. Immagini dall'alto appunto di Palazzo Estense, come abbiamo detto, definito da Leopardi la piccola Versailles di Milano, con i giardini estensi, ed è proprio la zona che sta ospitando il traguardo di questa 99esima edizione della Tre Valli Varesine, che si appresta ad andare in archivio. Tra qualche istante avremo il vincitore ai nostri microfoni, andremo a sentire per la seconda volta in pochissimi giorni Primoz Roglic dopo una gara, dopo un successo. Potrebbe essere un po' paragonato, con le dovute proporzioni logicamente, al successo che ha ottenuto al Giro dell'Emilia. Anche in quel caso Roglic aveva atteso l'ultimo giro, l'ultima scalata a San Luca, per sferrare quello che è stato l'attacco decisivo. Lungo il San Luca non si era mai voltato. La prima volta che Primoz Roglic si era girato per controllare la situazione alle sue spalle nel Giro dell'Emilia è stato giusto a 50 metri dal traguardo, proprio come ha fatto oggi, forse a meno di 50 metri. L'attacco è arrivato a poche centinaia di metri dalla conclusione, ed eccolo trionfare. Vediamo appunto seconda posizione per Visconti, terzo Tom Squins, e via via tutti gli altri protagonisti di questa edizione della Tre Valli Varesine. Come abbiamo detto, la Ciclismo Cup proseguirà poi domani con la Milano-Torino, poi sarà il turno del Gran Piemonte nella giornata di giovedì, e la stagione italiana si concluderà appunto sabato con il Lombardia. Immagini appunto dall'alto, attendiamo di avere Roglic ai nostri microfoni per
l'intervista del dopo gara, dopodiché sarà il momento della cerimonia di premiazione. Intanto ringraziamo ancora i tantissimi appassionati che ci hanno seguito. Eccoci con l'ordine d'arrivo: primo Roglic, secondo Visconti, quindi Skuins, Vendrame al terzo posto, Higuita al quarto posto, Higuita al quinto, e poi Benut, Sbaragli, Gegenhardt, Caruso e Tim Wellens. Un ordine d'arrivo di tutto rispetto per quanto riguarda questa edizione della Tre Valli Varesine, la classica organizzata dalla società ciclistica Alfredo Binda, mentre arrivano. Questi erano i corridori che erano rimasti vittima di quell'errore di percorso e tagliano il traguardo ora. Vediamo Molle, ma abbiamo visto altri atleti. E intanto si prosegue con abbiamo detto prima posizione Primoz Roglic, secondo posto per Visconti, terzo posto per Tom Skuins. Queste sono le prime tre posizioni, sono i corridori che troveremo sul podio tra poco. Immagini che ci mostrano proprio la zona premiazione. Ma prima sarà spazio alle interviste. Altri corridori stanno arrivando al traguardo in questo istante. Vediamo in questo gruppetto Morabito, l'ex campione del mondo della corsa punti su pista Avila. Abbiamo visto altri atleti che dovrebbero chiudere il momento degli arrivi. Va quindi in archivio una grande edizione della Tre Valli Varesine, con il successo di quello che è uno degli atleti più in vista del panorama internazionale di questa edizione 2019. Abbiamo detto prima posizione per Roglic, secondo Visconti, terzo Skuins, quarto Vendrame, quinto Higuita, l'atleta colombiano che di recente si è classificato al quarto posto al campionato del mondo degli Under 23. A seguire Benut, Sbaragli, Gegenhardt e Caruso. Questi sono i corridori. E allora in questo momento Mirko Monti, che cura la segreteria del Tre Valli Varesine e del trittico della Regione Lombardia, ci comunica che il vincitore del trittico della Regione Lombardia, il vincitore della classifica finale, è Giovanni Visconti. Quindi Giovanni Visconti si aggiudica la classifica finale del trittico della Regione Lombardia, ed è un ulteriore riconoscimento per questo corridore che, come abbiamo detto, si è imposto in questa parte di stagione nel giro, si è imposto nel giro della Toscana, ha ottenuto tanti piazzamenti. E gli highlights della 99esima edizione della Tre Valli Varesine, partenza dal centro di Saronno, siamo in provincia di Varese, una partecipazione molto qualificata, la prima prova alla quale ha partecipato anche il campione del mondo, il neocampione del mondo Mats Pedersen, Alejandro Valverde, Primoz Roglic, Richard Carapaz, grandissimi atleti a rendere onore a questa che è una delle gare più antiche del calendario italiano. È la terz'ultima prova della Ciclismo Cup 2019. Al chilometro zero, non appena viene abbassata la bandierina a scacchi, se ne va Michael Gogol, l'atleta austriaco, sul quale rinvengono Agnoli, Ballerini, Errada, Frapporti e Marengo. Poco dopo Agnoli, Frapporti e Marengo perdono contatto con la testa della corsa, rimangono al comando solamente Gogol, Ballerini ed Errada. Nel finale Ballerini è l'ultimo ad alzare bandiera bianca, nel finale la gara esplode letteralmente. Particolarmente attivo Godù, il giovane corridore vincitore di una tappa al Giro di Romandia, è il primo a riportarsi su quello che rimane del drappello che ha caratterizzato gran parte
martedì a questa prova, vale a dire Davide Ballerini. Il finale è un continuo susseguirsi di scatti e controscatti, con Wilco Kelderman da prima fino ad arrivare poi ad una altra azione che ha visto il campione d'Italia Davide Formolo cercare la selezione, selezione che arriva, selezione che proietta al comando un drappello con quelli che erano i corridori più attesi della vigilia, tra loro Luis León Sánchez, che nelle fasi finali ha allungato. Luis León Sánchez che ha guadagnato un vantaggio di circa 35 secondi, un errore di percorso nel gruppetto alle spalle dello spagnolo ha tagliato fuori dai giochi il gruppetto con Valverde, con Nibali, con Formolo e con altri favoriti della vigilia. Luis León Sánchez intanto ha proseguito in solitudine negli ultimi chilometri di gara, il suo vantaggio ha continuato a scendere leggermente, ben protetto dal compagno di squadra Jakob Fuglsang lì alle spalle. Nelle ultime fasi di gara il gruppo ha guadagnato notevolmente terreno sotto le spinte di Puccio e Moscon. Luis León Sánchez viene raggiunto a meno di un chilometro dal termine. Poco dopo l'attacco secco deciso del vincitore dell'ultima edizione della Vuelta a España, Primoz Roglic, che dopo aver conquistato nella giornata di sabato il Giro dell'Emilia con grande autorità va ad imporsi anche in questa 99esima edizione della Tre Valli Varesine. Alle sue spalle la volata per il secondo posto premia Giovanni Visconti sul vincitore dell'edizione 2018, il campione nazionale della Lettonia Tomas Kuins. Un attacco secco, un attacco deciso, un attacco di grande potenza, quello di Primoz Roglic nelle ultime centinaia di metri, un attacco di fronte al quale nessuno ha potuto fare nulla. Quindi ancora un successo importante, un successo che assume una dimensione di ulteriore interesse in prospettiva futura, e per prospettiva futura intendiamo in modo particolare il grande appuntamento di sabato con l'edizione 2019 de Il Lombardia. Primoz Roglic vince la Tre Valli Varesine davanti a Giovanni Visconti e Tom Skuins. Questa la volata per quanto riguarda il secondo posto, dicevamo tra qualche istante. Congratulations, what a great solo finale, what a power, talk us through it. Yeah, it was again I'm happy with the finish, I won, team did again a really great job controlling right from the beginning. And yeah, at the end for sure I was lucky with all the guys that took the wrong way. Now it's a great end of season for a very beautiful season for you. Yeah, it's true. It's just amazing. And yeah, like I said already in Emilia, I'm yeah, just enjoying it. It's the end of the season, but it doesn't look like you are tired. Yeah, but still, will be nice to go to holidays. But now, before we have got Lombardia, do you want to win in Lombardia? Yeah, we'll see. Like I said, I'm just relaxed, I enjoy it, and yeah, I don't really care. We'll see how it goes. Thank you very much. Thanks. Beh, un Primoz Roglic molto tranquillo, ha detto è stata ancora una volta una grande giornata, ha ringraziato la propria formazione, ha detto la squadra è stata veramente fantastica, ha controllato fin dall'inizio la corsa, i miei compagni di squadra hanno lavorato molto molto bene, è stato anche onesto, ha detto sono stato fortunato grazie anche all'errore di percorso che ha coinvolto i corridori che si trovavano davanti in quel momento. Un Primoz Roglic che in prospettiva Lombardia ha detto sì, vedremo quello che arriva, come era accaduto all'Emilia sabato, quello che arriva, arriva, non mi faccio grandi aspettative, ha detto avrei voglia di andare un po' in vacanza, mancano pochi giorni, staremo a vedere quindi cosa accadrà nelle prossime giornate. Dicevamo un Roglic che si conferma come corridore di grande classe, abbiamo detto sta andando in archivio questa 17esima prova della Ciclismo Cup 2019.
la Trevalli Varesine con il successo di Giovanni Visconti per quanto riguarda la classifica finale del trittico della regione Lombardia, e con diciamo questa prova abbiamo anche concluso la serie di gare che vi abbiamo proposto in questo 2019 grazie all'accordo tra PMG Sport, la Lega Ciclismo Professionistico e la Federazione Ciclistica Italiana. I prossimi appuntamenti della Ciclismo Cup, vale a dire la Milano-Torino di domani e il Gran Piemonte di dopodomani, saranno trasmessi in Italia da Rai Sport, quindi a noi non resta veramente, a conclusione anche di questa giornata, mentre vediamo si sta componendo il podio, Squins si è classificato in terza posizione, è al posto sbagliato sul podio, il terzo andrebbe sull'altro gradino. Dicevamo, a conclusione di questa giornata, di questa stagione con la Ciclismo Cup, è stata una stagione lunga, una stagione che si è aperta il 17 febbraio con il trofeo La Iguaglia, una stagione che abbiamo cercato di raccontarvi nel migliore dei modi, l'abbiamo fatto con grande impegno, l'abbiamo fatto sicuramente con grande cuore, l'abbiamo fatto con grande passione. Grazie per averci seguito veramente così in tanti. I vostri consigli e le critiche, lo ricordiamo sempre, che ci sono arrivate dai tanti appassionati, che dalle migliaia di appassionati che ci hanno seguito in ogni telecronaca, sono stati preziosissimi per noi e saranno preziosissimi anche in prospettiva futura. Intanto godiamoci questo podio finale davanti a tantissimo pubblico, il podio che chiude questa 99esima edizione della Trevalli Varesine, una edizione che è stata dominata da Primož Roglič con un finale ricco di emozioni. Secondo Giovanni Visconti. Come abbiamo detto, in questo momento Visconti e Squins non sono nelle posizioni esatte sul podio, normalmente il secondo classificato va alla destra del vincitore. Giovanni Visconti che chiude in terza posizione, chiedo scusa, in seconda posizione, questa edizione della Trevalli Varesine, eccolo sorridente, comunque soddisfatto. Francesca Brianza si aggiudica la classifica finale del trittico della regione Lombardia, che si era aperto, come abbiamo detto, con la vittoria di Alexander Ryabushenko e che era poi proseguito con il bel successo di Phil Bauhaus nella seconda prova, appunto vincitori rispettivamente della Coppa Agostoni e della Coppa Bernocchi. E poi adesso gli applausi sono tutti per questo atleta. Come abbiamo detto, Primož Roglič sale sul gradino più alto del podio, è lui il dominatore della Trevalli Varesine in una stagione che l'ha visto vincere andando a ritroso il Giro dell'Emilia, ha vinto la classifica finale della Vuelta a Spagna. Troviamo il nome di Roglič, vincitore anche di due tappe al Giro d'Italia, due tappe a cronometro, quella d'apertura, quella con arrivo proprio al San Luca e la Riccione e San Marino in una giornata caratterizzata da una fitta pioggia, Giro d'Italia che l'aveva visto chiudere poi in terza posizione e poi ancora il successo al Tour de Romandie con tre vittorie di tappa, la vittoria alla Tirreno Adriatico e poi una stagione che si era aperta per lui tra la fine di febbraio e l'inizio del mese di marzo con il successo nel Wild Tour, corridore che ha dimostrato di avere grande continuità e abbiamo l'impressione che appunto non tanto si va a comporre il podio con le posizioni esatte, abbiamo l'impressione che la lunga scia delle vittorie conquistate da questo corridore non sia ancora terminata, anche perché di appuntamenti ce ne sono altri e di appuntamenti anche particolarmente importanti. Roglič forse anche per scaramanzia intanto si scherza sul podio, forse anche per scaramanzia ha voluto dire non mi curo più di tanto il mio avvicinamento a Lombardia, ma
avendo imparato a conoscere questo corridore sloveno che ha un passato, passato anche glorioso nel salto con gli sci, conoscendo questo corridore che alla fine del mese festeggerà il suo 30° compleanno. Bisogna stare sicuri che sabato non farà certo la classica comparsata, ma lo troveremo sicuramente lì davanti a battagliare. Si festeggia in via Sacco a Varese quello che è il podio di questa edizione della Tre Valli Varesine, una ciclismo cup che grazie al piazzamento di Vendrame vede l'Androni guadagnare ancora qualche punto, ma contestualmente ha guadagnato ancora punti importanti la Neri sotto l'Isle Italia KTM grazie alla seconda posizione di Giovanni Visconti. Giovanni Visconti che logicamente consolida il proprio primato al comando della classifica individuale della Ciclismo Cup. Ciclismo Cup che, come abbiamo detto, ancora due prove in programma: la Milano-Torino di domani e il Gran Piemonte di dopodomani. Ultime immagini quindi Luca Roveda, presidente. Per quanto riguarda la cerimonia di premiazione qui a Varese, tra poco Giovanni Visconti sarà premiato anche come vincitore, eccolo, come vincitore del trittico della regione Lombardia. Ormai storicamente Agostoni, Bernocchi e Trevalli erano le classiche, erano conosciute come le gare del trittico, una unità di intenti. Eccoci proprio con i presidenti anche delle e le autorità delle altre gare che fanno parte di questa speciale challenge, sostenuta fortemente da Regione Lombardia, sostenuta ancora da Regione Lombardia per portare avanti questa tradizione. Giovanni Visconti quindi si aggiudica questa prova. Queste sono appunto le ultime immagini di questa Tre Valli Varesina. Noi non resta che a ringraziare ancora i tanti appassionati che ci hanno seguito oggi, tanti appassionati che ci hanno seguito nel corso di questa stagione con la Ciclismo Cup. Per quanto riguarda le telecronache sulle piattaforme della PMG Sport, non ci resta che darvi appuntamento alla prossima stagione, ma l'invito è quello di seguire la Milano-Torino, il Gran Piemonte previsti per le prossime giornate. Lo potrete fare logicamente in Italia su Rai Sport e poi si riprenderà il prossimo anno con ancora tanto tanto bel ciclismo. Ringrazio Simone Rasetti. Ultime immagini ancora della festa, della festa di Varese, belle immagini che ci mostrano il lago, una delle eccellenze che praticamente tutto il mondo ci invidia, e sono le immagini con le quali ci congediamo in questa giornata. Vi ricordiamo intanto di nuovo quello che è l'ordine d'arrivo: prima posizione per Roglic, secondo Giovanni Visconti, terzo Tom Skuins, quarta posizione per Vendrame, quinto Higuita, sesto Benut, settimo Christian Sbaragli, ottava posizione per Theo Geoghegan-Hart, quindi nono Damiano Caruso e decimo posto per Tim Wellens. Queste le prime 10 posizioni della Tre Valli Varesine edizione 2019. La terza prova del trittico della Regione Lombardia, terza ed ultima prova. E ora Renault Italia premierà il vincitore della Tre Valli Varesine. Ancora immagini dall'alto della zona traguardo.
Centrocar. Ancora premiazioni per Primoz Roglic, che va così ad aggiungere un'ulteriore perla a quella che è una grande stagione, veramente un successo ottenuto alla maniera forte sul traguardo di Varese. Siamo ormai in conclusione con la nostra diretta, la lunghissima diretta che ci ha accompagnato con le fasi conclusive della Tre Valli Varesine edizione 2019. Gentili signore e signori, grazie per essere stati con noi, per averci seguito. Da Varese è veramente tutto. La Ciclismo Cup prosegue domani con la Milano-Torino, dopodomani con il Gran Piemonte e poi il finale di stagione sabato con il Lombardia. Da Varese è veramente tutto, grazie per essere stati con noi e appuntamento con il grande ciclismo sulle piattaforme della PMG Sport al prossimo anno e sulle strade già da domani. Grazie ancora e buon proseguimento di giornata a tutti. Secondo traguardo volante se lo giudica Valerio Agnoli. Premia Davide Galimberti. E anche il presidente di Ferrovie Nord, l'amico Nozza.